Oggi è una giornata storica e quindi ritorna lui, il Bitcoin d'oro, ragazzi. Oggi non posso non tenere con me questo Bitcoin d'oro, l'accanto oro cinese, ma va benissimo, è con noi, ragazzi, perché oggi è una giornata storica del mercato. Bitcoin sta andando a toccare i massimi storici dopo ben 3 anni che non lo vedevamo a questi livelli. Riuscirà o meno a distruggere quello che è la resistenza a $20,000? Questa una vera domanda. In questo momento la paura, il pericolo, il panico del famoso doppio massimo di lungo periodo, figura di inversione che comunque non sarebbe bello da vedere. Dobbiamo andare a fare una cosa, intanto a capire perché siamo arrivati a questi livelli così velocemente, neanche io me lo aspettavo, e poi andare a capire, a rispondere a una domanda: la possibilità nelle prossime settimane concreta di distruggere questo livello di resistenza c'è, sì o no? Quali sono i pericoli? Allora ci spostiamo sui grafici e ritorniamo a fare analisi ciclica, vediamo i mensili come sono posizionati e poi cerchiamo di rispondere a questa domanda. Intanto, ragazzi, oggi un'altra giornata storica che ci regala il nostro re. Bene, siamo sul grafico del ciclo di natura mensile, quindi grafici, quelli daily, ragazzi, di Bitfinex, che come sempre abbiamo guardato veramente per tanto tempo. Non li ho aggiornati recentemente qui sul canale YouTube, ma sono stati iper aggiornati in tutte le mie, nella mia Academy Premium, ragazzi. Ma a parte questo, non li ho aggiornati su YouTube perché non c'era motivo, in quanto stavamo disegnando alla perfezione la struttura ciclica dei 3 mensili di cui vi avevo già parlato, quindi andare a ripetere le informazioni sarebbe stato inutile. Vi faccio vedere in maniera molto chiara quelle che sono le strutture dei 3 mensili che il mercato è andato a disegnare. Ci aspettavamo questa configurazione, quindi 2 mensili uniti fatti a ciclo ternario, con il centrale in questo caso è stato più lungo. In sostanza, cosa cambiava per noi? Il 26 di novembre è iniziato un nuovo ciclo mensile di Bitcoin e immediatamente, in soli 4 giorni, ci fa questa V di ripresa e va a toccare nuovi massimi. Nuovi massimi, ragazzi, che erano difficili da prevedere soltanto qualche giorno fa, sono sincero, però io sono stracontento perché con la mia Academy Premium siamo entrati long a $17,000 circa, perché ho creato un sistema tempo fa proprio per cavalcare questi momenti, perché purtroppo, ragazzi, non c'è nessun modo di prevedere il futuro, quindi bisogna essere tecnicamente preparati con un trading system, con delle strategie idonee che fanno esattamente quello che devono fare, cioè ci fanno salire su questi movimenti che non sappiamo cosa avverrà, perché io stesso non credevo ad una inversione ad U così veloce, a V addirittura, così veloce, così forte del mercato. Quindi sono salito ovviamente per seguire i miei sistemi, perché le strategie mi hanno seguite, e poi ci siamo ritrovati con questo super up in soli 4 giorni, e sono ancora più contento perché questa cosa l'ho detta sul canale Telegram pubblicando un'analisi per tutti quanti, proprio perché volevo avvisare il più possibile, più persone possibili, di questo avvenimento. Siccome era avvenuto durante il weekend, allora ho indicato questa cosa a tutti anche sul canale Telegram. La scorsa settimana era una settimana estremamente complessa, ve lo avevo accennato. La settima settimana, detto così sembra quasi un film di quelli horror, ma non è questo, ragazzi. Allora vi faccio vedere la settimana in questione sul grafico di Bitcoin. Allora, ragazzi, questa settimana era la settima settimana verde e il mercato statisticamente non la faceva da 5 anni, se non erro. Quindi cosa ha fatto? Ha fatto prima un grande fake, una grande finta di fare un nuovo massimo la settimana verde, dopodiché è andato giù, ma poi ha chiuso come mi aspettavo, cioè con un piccolo corpo, in pratica una semplice candela di fiato e di ripresa di fiato da parte del mercato. La fa rossa, come giusto che sia, per evitare di andare in un eccesso statistico con 7 candele verdi, quindi disegna una candela rossa che azzera il conteggio e fa ripartire da zero e riparte a razzo nella nuova settimana, ragazzi. Un'opera d'arte di analisi tecnica e analisi macro, quella che abbiamo fatto la scorsa settimana, perché effettivamente
Abbiamo visto come a volte le serie storiche, i dati statistici, ragazzi, impattano sul mercato, ma soprattutto ci danno una direzione di quello che sta succedendo. Così la scorsa settimana eravamo strapreparati a quello che poteva succedere. Nell'ultima live che ho fatto col carissimo amico Luca del Crypto Gateway, avevo anche dato una risposta ad un utente dove dicevo, se ci sono gli istituzionali dietro, come nell'ultimo video che vi ho pubblicato, ragazzi, e se la domanda di questa salita non è fatta da FOMO e da retail, così come i dati statistici sembravano indicare in quel video, ragazzi, vi lascio il link del video sugli istituzionali sopra la mia testa, allora il mercato si riprenderà in maniera molto veloce. Bada bam, oggi è avvenuta questa fase iper rialzista nel weekend e che ha continuato anche oggi. Allora, possiamo cantare vittoria, è tutto facile, abbiamo vinto. No, questa ancora no, ragazzi, perché ci sono dei livelli chiave che dobbiamo guardare. Guardiamoli insieme. Tanto un'altra cosa straimportante è quello di guardare la candela mensile, perché la candela mensile del mercato è un all green, ragazzi, non si verifica sempre una cosa del genere. Noi volevamo assistere a una cosa del genere perché una candela all green è un segnale di forza del mercato incredibile. Questo è un altro indizio che ci può portare anche all'idea che il mese successivo, le prossime settimane, possano continuare questa fase positiva, ma soprattutto che anche in condizioni di un eventuale dicembre difficile da un punto di vista di quotazione. Tecnicamente, ragazzi, non abbiamo fatto una candela di massimo storico. Questa è la vera informazione che otteniamo da questa candela all green. Non c'è un massimo storico nell'ambito di un pattern di prezzo, perché guardate qui quello che era successo nel 2017 con questa iper shadow veramente pronunciata, ragazzi. Allora, queste candele mensili indicano candele di bull da bolla speculativa, indicano candele che non sono accettate dal mercato e quindi eccesso di rialzo. Qui non abbiamo nessun eccesso di rialzo. Se dovessi ragionare allora su quello che potrebbe accadere nel mese di dicembre, potrei andare anche a guardare quelli che sono i cicli futuri da un punto di vista mensile. Ragazzi, il ciclo mensile è appena iniziato e dovrebbe avere questa excursus, questa struttura fatta in questo modo, ragazzi, e dovrebbe andare a chiudersi a fine mese di dicembre barra i primi del 2021. Siamo soltanto al quarto giorno di inizio di nuovo un ciclo mensile. Ora, qualsiasi siano gli avvenimenti, tecnicamente, ragazzi, un ciclo mensile anche fortemente ribassista, una decina di giorni al rialzo li fa praticamente quasi sempre, a meno che non è proprio un ciclo proprio molto ribassista. Qui siamo solo all'inizio, ragazzi. Questa è un'altra avvisaglia, un altro indizio che ci può indicare che effettivamente Bitcoin potrebbe andare a rompere questi massimi nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni, però, inizierà anche il nuovo mese, e questo per noi sarà importantissimo da valutare. Tant'è vero che ho già preparato quelli che sono i nuovi target, perché la scorsa settimana sul canale abbiamo visto i target del mese di novembre, quindi faremo la stessa cosa nei prossimi giorni, ragazzi. Iscrivetevi quindi al canale se non volete perdervi i video sugli eventuali target, eventuali supporti. Però è anche vero che il mese di dicembre c'è un piccola dubbio che ancora rimane, cioè il fatto che sia possibile in effetti andare a fare una chiusura ciclica di un ciclo superiore che è un annuale. Allora, questa cosa non ve la dico in questo video perché? Perché nell'ultimo video non avete apprezzato, moltissimi non hanno apprezzato il fatto che io abbia detto che c'era questa ipotesi. Sapete perché le faccio queste cose, ragazzi? Perché le dico? Perché ci tengono allerta, no? Ci fanno stare un po' attenti a quello che può succedere. Questo è importante per chi investe e per chi fa trading, perché a volte si entra in FOMO quando ci sono questi momenti iperrealzisti e non ci accorgiamo dell'ovvio, di quello che è davanti ai nostri occhi. Allora, tenere sempre due ipotesi, una magari negativa, che magari ha il 20-30% di probabilità di verificarsi, quindi non è molto probabile, però guardiamole lo stesso, perché se avviene una cosa del genere,
allora siamo pronti, alla fine è sempre quello il discorso. Se dovessi andare quindi a disegnare quello che è un possibile ciclo di natura mensile nuovo per dicembre, lo disegnerei in questo modo, ragazzi, quindi facendo un andamento ciclico più o meno così. Non vi faccio i movimenti centrali perché sarebbero inutili, non abbiamo nessuna informazione, con una clause del genere. Ovviamente, come sempre, i prezzi non sono indicati in questi movimenti, ma solo la famosa fase, anzi faccio una cosa, ve la disegno qua sotto così non vi confondete, solo la famosa fase di up ed eventuale down. Se il ciclo fa una cosa del genere, allora noi fino a una buona metà di dicembre siamo ancora in fase up. Le carte in regola per fare nuovi massimi storici ci sono, e ci sono tutte. È anche vero che ci sono tutti gli indicatori di volatilità sugli eccessi, tutti gli indicatori di RSI in ipercomprato, ma lo sono ormai da settimane, ragazzi, il trend si segue sempre. Quindi io cosa farò? Con la nostra operazione aperta a 17.000 continuerò a seguire il trend, e lì gestiamo un ciclo che è di natura settimanale, in modo da fare più o meno un'entrata e un'uscita a settimana, perché ritengo questo tipo di trading, di operatività, per chiunque opera, anche da un punto di vista emotivo, il più gestibile. Il ciclo che ci può dare maggiori soddisfazioni esattamente è quello, ed è quello che continuerò a tradare nella mia Academy Premium. Saranno pubblicati le varie uscite, eccetera eccetera. Quali sono i livelli da tenere sott'occhio? In questo momento soltanto ritorno sotto 16.000 dollari configurerebbe un'inversione bruttina, quindi che insomma sarebbe estremamente delicata. Perciò, ragazzi, fino alla rottura di 16.000, da un punto di vista settimanale del prossimo mese, non c'è motivo di preoccuparsi. Quello che potrebbe preoccuparmi invece per il mese di dicembre lo andremo a guardare nelle prossime settimane, quindi facciamo un pochettino di segnale al mercato questi suoi up. Perché? Perché nel mese di dicembre, in effetti, ragazzi, il mercato potrebbe anche decidere di riposarsi su determinati livelli, perché ha corso veramente tanto. Quindi, ragazzi, per oggi è tutto, si continua a stare sul trend, seguitelo sempre, io vi lascio con questo Bitcoin d'oro, stiamo disegnando una storia nuova. Che ne pensate, ragazzi? Scrivetemelo nei commenti. Ciao a tutti, buon inizio settimana. Che settimana!